Buon salve a tutti, io sono Roberta e oggi siamo qua per parlare di stregoneria. Rientrata dalla Sardegna ho fatto qualche video filler, ne vedrete un altro fra poco di unboxing, però volevo tornare appunto a parlare di stregoneria. Ultimamente ho ricevuto molte richieste di delucidazioni su cosa siano le spelljar, come si facciano, qualche consiglio anche. Andremo passo per passo, spero di riuscirvi a lasciare i timestamps qua sotto così saltate al pezzo dove volete. Ma iniziamo subito. Spell jar letteralmente in italiano viene tradotto come incantesimo in boccetta, in bottiglia. Spesso e volentieri li vedete su TikTok perché sono molto estetic. Questo può essere magari una delle tante forme, poi vi spiego ovviamente cosa c'è dentro e quale scopo ha, ma comunque sono una forma di incantesimo che occupa uno spazio molto piccolo e che deve dilungarsi nel tempo, cioè sono degli incantesimi che si possono castare immediatamente e hanno effetto da subito e poi tutti gli elementi li puoi sotterrare, eccetera, eccetera. E poi ci sono degli elementi di incantesimi che invece vanno tenuti vicino a te per tanto tempo. E le spell jar sono in questa categoria. Essendo un incantesimo concentrato da tenere vicino, è anche molto facile tirarsene fuori se qualcosa va male, ed è per questo che è molto consigliato alle baby witch. Le spell jar non sono solamente semplici, ma possono avere diverse applicazioni, ovvero, essendo semplicemente un metodo per castare incantesimi, non hai un target, uno scopo ben definito, ma lo decidi tu e in base allo scopo devi decidere cosa mettere dentro. La prima cosa da fare per una spell jar è decidere cosa mettere dentro e purificare la boccetta. Basta usare un po' di incenso, metterlo dentro, magari girare 3 volte la boccetta in senso orario per terra così da non far uscire subito l'incenso e poi potete iniziare a riempirla. Io consiglio vivamente, oltre di scegliere una boccettina piccola in maniera tale da poterla poi mettere via senza destare sospetti o senza che qualcuno la apra, consiglio soprattutto di mettere sempre, sempre, sempre una base di sale marino, perché il sale marino purifica e protegge, quindi averlo in una spell jar come base vi aiuta anche ad amplificarne la potenza. Successivamente vi consiglio sempre di tenere con voi dei piccoli appunti, magari come PDF sul telefono, magari in forma di libri, ma comunque una lista di ingredienti che possono essere delle erbe, che possono essere dei cristalli, che possono essere qualcosa che avete raccolto magari voi e che volete mettere dentro e che potrebbe sempre servire comunque. Createvi una piccola dispensina da cui attingere quando vi serve e un foglio in cui vi scrivete a cosa serve ogni cosa. Per esempio, se avete visto la mia recensione di Greenwich, per quanto sia discutibile il libro, alla fine ha una lista di erbe e i loro significati. Averla in digitale, secondo me, è anche più utile perché basta trovare nel documento una parola e automaticamente trova tutti gli ingredienti che ti potrebbero servire. Ci sono anche dei siti che fanno questo lavoro, magari ve ne lascio qualcuno qua sotto così da potervi aiutare. Ma comunque voglio sottolineare che ogni ingrediente dovete sceglierlo voi. È giusto trovare delle ricettine online, prendere ispirazione, però la cosa più importante è che voi troviate il mix adatto per voi. Non sempre una torta uscirà uguale in due case diverse perché i forni sono diversi, gli ingredienti, pur essendo farina 00, sono diverse perché due marche diverse. Quindi bisogna sempre aggiustare un po' le ricette. La stessa cosa vale per gli incantesimi. Noi abbiamo un'energia diversa. Quindi stai attento quando usi le cose che io ti dico, perché funzionano per me, non per te. E dopo darò anche un esempio molto più concreto. Fatevi le vostre liste e poi modificatele manualmente per capire cosa va bene con cosa. Magari scrivetevelo nel vostro libro delle ombre, tutti i vari mix, cosa cambiate ogni volta, in maniera tale da capire poi, con la vostra esperienza, con gli errori che commettete che sono totalmente normali, quale sia la versione migliore per voi. Ora vi darò qualche idea. Solitamente in una spell jar di protezione si metteranno, oltre al sale, delle ceneri e del guscio d'uovo macinato. E poi sostanzialmente delle erbe che possono proteggere, come la salvia o la lavanda. E poi magari delle chips di onice. In una spell invece di amore per se stessi, come questa qua che vi ho fatto vedere, oltre al sale io ci metterei per esempio la cannella, una rosellina, e un elemento di qualcosa per voi caro, come potrebbe essere per me una conchiglia, visto che io sono molto legata al mare. Per una spell jar di protezione,
Io cosa ci metto dentro di solito? Il sale, ovviamente, e poi ci metto del tè verde perché a me piace molto il tè verde ed è una di quelle bevande che io bevo sempre quando voglio rilassarmi, della camomilla perché anche quella simboleggia il relax. Poi ci metto 3 chiodi di garofano. Mi raccomando, se dovete mettere qualcosa di contato, fate sempre dispari e mai pari. Poi io ci aggiungo della buccia di banana secca perché per me la banana è un comfort food, quindi qualcosa che io mangio se sono stressata per risentirmi bambina e quindi io la metto lì dentro perché per me ha quel significato. Ma voi potete personalizzarlo, anzi dovete personalizzarlo con il vostro comfort food. Se non avete un comfort food, mettete per esempio delle foglie di un posto che per voi è importante, oppure un oggetto che per voi è importante, magari i pezzettini di una fine del vostro libro preferito. E poi chiudete il tutto. Una volta chiuso, cosa bisogna fare? Bisogna sigillarlo. È importante sigillare la spell jar perché l'incantesimo non deve uscire, deve rimanere lì dentro. Quindi utilizzate della cera bollente, probabilmente della candela che voi avete tenuto acceso per riempire, per pregare. E per riempire appunto la vostra spell jar e rovesciatela sopra. Usate anche della color magic, quindi per esempio il blu per la tranquillità, il rosso e il rosa per il self love, il bianco e il nero per la protezione, ma mi raccomando, fate in modo che sia molto chiuso. Una volta fatto ciò, mettetelo in un luogo sicuro dove sapete che nessuno lo tocchi. Questo perché? Perché voi, per capire se la spell jar sta funzionando o ha funzionato o ha smesso di funzionare, dovete guardarla e dovete essere sicuri che nessuno l'abbia toccata. Solitamente una spell jar si vede che ha finito il proprio lavoro o la propria energia perché diventa nera, i suoi elementi stanno ammuffendo anche se magari erano secchi, oppure il sigillo si è spezzato. Ed è per questo che è importante che nessuno la tocchi, perché se magari io la lascio sopra la scrivania e mia mamma la tocca facendo la polvere, magari si spezza il sigillo e la spell jar non ha finito di lavorare. Quindi l'incantesimo si toglie e io la devo rifare di nuovo. Oppure penso che sia stato qualcos'altro a togliere il sigillo e non penso a mia mamma. Quindi è importante che voi teniate la vostra spell jar in un luogo buio, fresco e dove nessuno lo può toccare. Controllatela periodicamente, io direi la prima settimana almeno 2 volte a settimana e poi sostanzialmente una volta a settimana, una volta al mese. Dipende anche dallo scopo della spell jar, se è di protezione dovete controllarla più spesso, se invece è di tranquillità probabilmente non vi serve così tanto. E nulla, io spero che questo video vi possa essere utile, vi sia piaciuto, fatemelo sapere, se fate qualche spell jar mandatemi la foto, mi raccomando, ne sarei felicissima. E nulla, grazie mille per tutto il supporto e il sopporto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao miei belli! Gnaffo!